Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati, benvenuti a questo nostro secondo incontro di preparazione per la mobilità Erasmus. Innanzitutto complimenti, congratulazioni a tutti voi perché adesso siete studenti Erasmus a tutti gli effetti. Ma è arrivato il momento di cominciare a ragionare rispetto alla vostra partenza. Oramai penso che ci conosciamo, sono Agnese Koffler, responsabile del settore affari internazionali, con me la collega Federica Oliveri, responsabile dell'ufficio mobilità internazionale e altre due colleghe, Damiana Bagnoli, qua al tavolo con me, e poi mi raggiungerà anche Emanuela Locatelli. Tanto per dare anche dei volti ai nomi delle persone che poi rispondono alle vostre mail. Noi siamo il vostro contatto da un punto di vista amministrativo all'interno della nostra università. Oggi, dicevo, parliamo di partenza, oggi parliamo di borsa di studio, oggi parliamo del vostro periodo all'estero e cioè di tutto quello che succede durante la mobilità Erasmus. Ci sono un sacco di posti nelle primissime file, quindi le persone che arrivano tranquillamente potete accomodarvi qui vicino, in prima fila. Qual è la prima raccomandazione che faccio a tutti quanti? Leggete la documentazione che trovate dove? Senz'altro sul sito. Facciamo del nostro meglio per rendere il sito un luogo parlante e un luogo che chiarisce i principali dubbi generali che poi troviamo nelle vostre mail. Vi faccio notare, insomma, mi preme sottolineare che tante volte le vostre mail, le domande presenti nelle vostre mail semplicemente trovano risposta magari nella prima riga pubblicata sul sito o presente nel bando di mobilità. Quindi forse vale la pena che prima di mettersi a inviare una mail uno vada a leggere già la documentazione in proprio possesso, perché evita semplicemente di vedersi ritrovare una risposta con leggi a pagina 2 che c'è già scritto quello che mi stai chiedendo, ecco sostanzialmente. Così ci miglioriamo la vita, la vostra e anche la nostra. L'altro punto importante da leggere, io direi che è un documento, almeno così lo abbiamo costruito, che diventa vero e proprio diario di bordo, diario di viaggio, è il bando. L'abbiamo costruito suddividendo gli articoli, non semplicemente in articoli come è richiesto nei bandi, ma come step della mia esperienza Erasmus. Quindi c'è stata la fase preliminare. Il bando non è solo legato al momento in cui vi siete candidati per il programma Erasmus. Il bando entra nello specifico di tutto il dettaglio della vostra esperienza Erasmus fino alla fine, fino al giorno del rientro. Quindi la mail che ho ricevuto questa mattina di una studentessa che mi dice: io ho finito il programma Erasmus, cosa devo fare? Io ho detto: leggiti l'articolo 12, 13, non mi ricordo, del bando, e lì c'è già scritto quello che devi fare senza che te lo devo ripetere con altre parole. Altro punto da leggere, e però lo leggerete, senz'altro avremo modo poi, o forse no, non mi ricordo, avrete modo di leggerlo, l'accordo di mobilità. L'accordo di mobilità è quel documento formale che impegna voi, studenti di Milano Bicocca, e questa amministrazione nei confronti appunto del vostro periodo all'estero, in termini sia di erogazione della borsa di studio, di cui parliamo oggi, sia in termini di copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi, di cui parliamo oggi, sia in termini di impegno vostro a portare a termine tutto quello che è compreso nel Learning Agreement, che è come dire, il documento, uno dei documenti principali che non solo parla di voi, ma parla del vostro successo Erasmus. Perché dico così? Perché Erasmus non è solo, l'abbiamo già detto tante volte, andare in un posto diverso e conoscere persone, senz'altro, ci mancherebbe altro, ci sarà anche questo. Erasmus è andare in una università straniera e
svolgere, sostenere, frequentare lezioni e sostenere gli esami. Quindi fare un pezzo della mia carriera universitaria, di studente universitario, in un altro ateneo. A fare che cosa? A portare a casa esattamente quegli esami che sono previsti all'interno del Learn Agreement. Altri esami no, quegli esami che sono previsti nel Learn Agreement. Però poi avremo modo di entrare un po' più nel dettaglio. Inizio, no, non ancora. Non ho ancora finito l'introduzione, perché volevo dare due cifre, 592, 566, 93, 72, 91, 86, 87, qua sto dando i numeri, non poi così tanto. Allora, alla fine del vostro periodo Erasmus, voi riceverete dalla Commissione Europea un Participant Report. Che cos'è? È una sorta di customer satisfaction, chiamiamola come volete, è un documento, un questionario pensato dalla Commissione Europea per tutti gli studenti Erasmus e chiede delle cose, lo chiede a voi studenti Erasmus che siete i protagonisti del vostro periodo Erasmus, e quei flag, quei click che farete all'interno del questionario, che mi dicono porta via al massimo 10-15 minuti se proprio uno è lento, danno un riscontro a noi università e alla Commissione Europea e a tutta la comunità universitaria, compresi gli studenti, rispetto all'esperienza in sé. I numeri ve lo dico, i numeri sono riferiti all'anno accademico 2016-2017, perché ovviamente io ho i dati dello scorso anno accademico, quello che si è chiuso. L'anno accademico corrente avrò i dati a settembre, quando appunto si chiuderà l'anno finanziario Erasmus. 592 sono stati gli studenti di Milano Bicocca che si sono recati all'estero con un programma Erasmus, e 566 hanno risposto al questionario. La Commissione Europea ci ha chiesto perché non hanno risposto tutti, e la domanda che faccio anche a voi: perché uno alla fine non compila un semplice questionario? Sinceramente non lo so, ma è talmente banale e facile, ripeto, 10 minuti del vostro tempo, ma importanti questi 10 minuti, perché ci danno riscontro sugli altri numeri che vi ho anticipato prima. 93% sono gli studenti che hanno dichiarato di aver avuto un miglioramento per quanto riguarda la conoscenza dei propri punti di forza e punti di debolezza. Capite che qua entriamo nel merito anche di quelle soft skills, di quelle capacità trasversali che sono così importanti per la vostra formazione, per la nostra formazione, per la nostra e vostra capacità di lavorare in un gruppo con altre persone e di portare avanti un qualsiasi progetto di lavoro o di vita. Altri numeri, 72% sono coloro che dichiarano di aver avuto un miglioramento nella propria percezione dell'essere cittadino europeo. Molto interessante. 96% sono coloro che dichiarano di aver avuto un miglioramento per quanto riguarda la capacità di adattamento in situazioni e contesti nuovi, così come l'86% che ha dichiarato la capacità di lavorare meglio in gruppo. Abbiamo anche un altro dato, l'87%, l'ultimo, che dice, che racconta della percentuale degli studenti che hanno avuto un riconoscimento pieno al momento in cui hanno compilato il report. Quindi, di tutti questi studenti che sono andati all'estero, l'87% hanno avuto il caricamento in carriera delle attività superate e svolte all'estero. Quindi, questi dati non è che rimangono fine a se stessi, ma rimangono per noi un incentivo per intanto avere sott'occhio e sotto mano la situazione vostra in mobilità, ma anche per provare a pensare di operare, di attivare dei correttivi, di modo che queste percentuali diventino ancora più significative, anche se devo dire con grande soddisfazione per l'università questo è un risultato assolutamente buono. Quindi
raccomandazione, lo ricorderemo anche durante questa presentazione, quando arrivate alla fine del vostro periodo Erasmus, compilatelo il Participant Report, perché davvero per noi questi sono dati significativi ed importanti. Un'altra cosa che volevo dirvi prima di iniziare con le slide è la mail di riferimento. L'ho accennato prima, abbiamo una mail che risponde a tutti gli studenti Erasmus Outgoing, si chiama outgoing.erasmus@unimib.it. Ecco, questo è il vostro canale ufficiale di comunicazione con l'università. Questo per quanto riguarda gli Erasmus che si recano all'estero nell'ambito del programma Erasmus per studio, ok? Perché per i traineeship abbiamo un'altra mail dedicata. Ecco, attenzione che a tutte le mail viene data una risposta, ovviamente nell'arco di sette giorni lavorativi. Siete tantissimi, ci scrivono tante persone, non solo voi, su questa mail. Ecco, non aspettatevi risposte, ve lo dico subito, né il sabato, né la domenica, né a mezzanotte. Se anche scrivete alle 11 di sera di un sabato, riceverete senz'altro una risposta, ma nei successivi 7 giorni lavorativi. Se c'è di mezzo Natale, ovviamente non c'è nessuno che a livello amministrativo entra, può forzare le porte dell'università per entrare in ufficio, sedersi davanti al terminale e rispondere alle vostre mail. E l'altra cosa che vi dico è che davvero prima di scrivere una mail cercate di leggere la documentazione che vi viene messa a disposizione. Poi, se avete dei casi ancora particolari, senz'altro ci contattate. Ma e se è per chiedere, adesso non lo so, come viene pagata la borsa Erasmus, beh, insomma, c'è scritto più che abbondantemente sia sul sito che all'interno del bando. Ora iniziamo la presentazione delle slide. Le slide saranno pubblicate sul sito, anche questo intervento viene registrato, è registrato, quindi poi eventualmente lo potete tranquillamente riascoltare tutte le volte che vi serve per appunto risolvere eventuali dubbi. Allora, borsa di mobilità, dicevo. Borsa di mobilità è costituita di due grandi parti. La borsa che viene dalla Commissione europea, quindi su finanziamenti comunitari legati al programma Erasmus, e una integrazione di Ateneo, perché questa università ha deliberato anche quest'anno, e devo dire che in questo non è mai venuta in meno rispetto all'impegno di essere effettivamente di supporto a tutti gli studenti, integrando la borsa comunitaria con un proprio finanziamento, in base all'ISEE. L'altra novità importante rispetto allo scorso anno accademico è che quest'anno il Consiglio di amministrazione ha voluto addirittura aumentare le integrazioni di Ateneo alle borse Erasmus, quindi facendo anche uno sforzo economico non da poco, ma semplicemente perché ci crede a questa opportunità che vi viene offerta di fare un'esperienza forte come appunto l'Erasmus. La suddivisione dei paesi per quanto riguarda la mobilità internazionale avviene per fasce, questa appunto è la definizione della Commissione europea. I 300 euro sono riconosciuti ai paesi ricompresi nel primo gruppo, 250 euro sono riconosciuti alle mobilità verso i paesi ricompresi nel secondo e nel terzo gruppo. Comunque il Consiglio d'amministrazione, visto che il vostro bando è uscito prima che questa tabella venisse aggiornata dalla Commissione europea, l'Ateneo vi garantisce sì, anche per le destinazioni in Austria e in Francia, il pagamento come se fosse prima fascia, come fosse primo gruppo. Questo per quale ragione? Lo ripeto, quando voi avete partecipato al bando di mobilità internazionale l'anno scorso, vigevano ancora le suddivisioni dei paesi secondo appunto queste tre fasce, che ricomprendevano al primo punto anche l'Austria e la Francia.
Nell'aggiornamento che abbiamo ricevuto all'inizio del 2018, quindi successivamente alla vostra partecipazione del bando, ha spostato i due paesi, Francia e Austria, nel secondo gruppo. Comunque l'Ateneo ha ritenuto di erogarvi la borsa come era scritto all'interno del bando al quale voi avete partecipato. L'integrazione di Ateneo, se non so, vi ricordate, all'interno del bando si parlava in generale di un'integrazione uguale per tutti di 200 euro mensili. Invece l'università ha voluto fare un ulteriore sforzo, quindi in questo c'è una novità, ma assolutamente favorevole per voi, di aver integrato le borse in base appunto al reddito, come vedete, quindi in base all'ISEE che avete presentato all'università, con un importo, quando è minimo, rimane comunque di 200 euro, ma che è stato integrato per le fasce più deboli, ecco, diciamo così. Quindi fino a 30.000 euro riceverete 250 euro aggiuntivi al mese, 300 euro per le fasce fino a 26.000 euro di ISEE, 350 euro per le fasce fino a 21.000 euro e 400 euro per le fasce fino a 13.000 euro. Ecco, questi sono in base all'ISEE dichiarata all'Università di Milano Bicocca. L'ISEE che viene preso in considerazione è quello ultimo che è registrato e che è disponibile, e quello riferito al 16 novembre 2017. Noi parliamo sempre di borse mensili, in realtà abbiamo riportato anche il valore per giorni, visto che la borsa Erasmus non viene erogata a mesi, ma a giorni, sulla base dei giorni effettivamente trascorsi all'estero. La Commissione europea così ragiona in termini di borsa Erasmus, non è più come in passato che la borsa era riconosciuta per i mesi, adesso la borsa è calcolata sui giorni, secondo una regola per cui ogni mese sostanzialmente è considerato come fosse di 30 giorni. Quindi che cosa succede se io resto all'estero, non so, 3 mesi e 12 giorni? Riceverai il corrispettivo di 90-102 giorni, ok? Quindi anche il pagamento del residuo del mese è moltiplicato per un trentesimo rispetto all'importo che abbiamo visto prima a livello mensile. Noi abbiamo pensato di costruire una specie di calcolatore, chiamiamolo così, che troverete appunto sul sito a questo indirizzo, dove potete inserire la data di inizio del periodo, la data di fine del periodo, e vi verrà fuori il conteggio esatto dei giorni per i quali l'Ateneo vi riconosce la borsa di studio. Andiamo avanti. La borsa di studio, appunto, vi dicevo, è insieme la borsa Erasmus con l'integrazione di Ateneo in base all'ISEE. Anche quest'anno abbiamo introdotto questa modalità di erogazione, senz'altro molto più favorevole rispetto a quella del passato, o almeno noi riteniamo che possa esserlo, anche questo dopo aver raccolto varie segnalazioni da parte di voi studenti. Vi verrà erogato un anticipo che è piuttosto sostanzioso, che è la maggior parte della borsa, dopo che avete firmato l'accordo di mobilità, dunque dopo che anche noi sappiamo qual è il periodo che appunto trascorrerete all'estero. Lasciamo il conguaglio al rientro, e il conguaglio terrà conto effettivamente dei giorni trascorsi e certificati dall'università di destinazione all'interno appunto sempre del vostro learning agreement. Quindi adesso voi dichiarate il periodo che immagino sia legato all'inizio delle lezioni e al rientro. Poi, in base a quello che l'università attesta all'interno del learning agreement, noi vi riconosceremo il conguaglio. Abbiamo nella slide successiva una sorta di simulazione. La simulazione è stata fatta sul periodo di 5 mesi, perché ovviamente siete tanti, siete qualcosa come
Quanti sono quest'anno? 530 studenti in uscita. Vabbè, abbiamo fatto un esempio immaginando che la mobilità sia di 5 mesi, però ci sarà chi resta 3 mesi, chi resta 6 mesi, chi resta 4 mesi. Qui abbiamo fatto un esempio immaginandolo su 5 mesi, quindi l'anticipo sarebbe di 2.800 euro per coloro che hanno un ISEE fino a 13.000 euro nel momento in cui si reca in uno dei paesi del primo gruppo. Invece riceverà un anticipo di 2.600 euro se dovesse recarsi in un paese del secondo o terzo gruppo, perché tanto il terzo gruppo, gli importi sono uguali al secondo gruppo. Il conguaglio, come vedete, è di 700 euro o 650 euro, ovviamente nella soluzione ottimale per cui uno studente è rimasto all'estero esattamente 5 mesi, moltiplicati per 30, quindi 150 giorni, giusto? Ecco. Ovviamente ognuno poi nel conguaglio stesso è difficile dirlo in anticipo perché, ripeto, è dettato dal numero di giorni effettivi che voi siete rimasti all'estero. Sì. Allora, adesso intervengo io. Avete sentito il poliziotto buono, adesso sentite il poliziotto cattivo. Innanzitutto vi ricordo che tutto la borsa è legata a una serie di cose che state vedendo e soprattutto alla fine, se non volete ridarla, al conseguimento di almeno 12 CFU. Chi non riporta indietro, speriamo di più, ma nel malaugurato caso chi tornasse dall'Erasmus con meno di 12 CFU riconosciuti, quindi di crediti bicocca, la borsa non è dovuta. Quindi uomini avvisati, mezzi salvati. Per avere la borsa però cosa dovete fare? Allora, innanzitutto dovete avere un learning agreement online approvato dal vostro coordinatore. Dovreste avere tutti inserito entro il 29 di giugno il primo learning agreement. C'è qualcuno che è rimasto fuori? Così vediamo se... Perfetto, bravissimi. Il learning agreement... Non sto qui a dilungarmi, sul sito c'è la guida, è abbastanza semplice da compilare. Se vi sono delle difficoltà fate sempre riferimento ad Outgoing Erasmus dopo aver letto la guida. Noi verifichiamo la compilazione del Learning Agreement, ossia prima di andare al secondo step faremo un'estrazione e controlleremo che abbiate presentato tutti i Learning Agreement. Fatto questo, naturalmente ricorderemo, quindi non c'è bisogno che sollecitate voi docenti, lo abbiamo già fatto, i vostri docenti entro la prossima settimana hanno tempo per approvare i learning che voi avrete presentato. Una volta che i docenti hanno approvato il vostro learning, a voi comparirà, qualcuno l'avrà già visto, la possibilità di dichiarare... Scusate, prego. No, no, vai avanti. Ti interrompo perché volevo dire due cose sul learning agreement. Il learning agreement è un documento a vostra tutela, che dice esattamente quali sono gli insegnamenti che dovete superare all'estero perché siano riconosciuti con altrettanti insegnamenti presso l'Università di Milano Bicocca. Primo detto numero, l'83%, che erano quelli che appunto avevano avuto un riconoscimento praticamente immediato, cioè quando finisce l'anno finanziario Erasmus, la maggior parte degli studenti si ritrova in carriera già gli esami superati all'estero. Noi vorremmo aumentarla quella percentuale, ma sarà possibile solo grazie alla vostra collaborazione. Dov'è che abbiamo trovato più difficoltà nel riconoscimento degli esami? Quando magari il Learning Agreement diceva alfa e il TOR diceva beta. Sono andato all'estero per fare queste attività e nel TOR c'è un elenco totalmente diverso.
Allora, questo ci mette in difficoltà, perché non riusciamo a riportare immediatamente in carriera le attività superate all'estero. Risoluzione facilissima. In pochi secondi entrate in segreteria online, lo fate da un qualsiasi collegamento internet e modificate il learning agreement allineandolo con le attività che state effettivamente svolgendo all'estero. Questo perché che cosa succede? Voi adesso partite con l'obiettivo di fare 2, 3 insegnamenti, 5 insegnamenti. Poi uno arriva a destinazione e scopre che il professore non ha attivato il corso perché nell'università c'è una regola che se non hai almeno un tot numero di iscritti il corso non viene attivato, piuttosto che è andato in sabbatico un docente e quindi quell'insegnamento non lo tiene quell'anno, è sospeso, piuttosto che vado nel primo semestre, pensavo di fare quell'esame, invece me l'ha spostato al secondo semestre e quindi non posso più farlo. Allora, cambia la situazione, voi entrate nel learning agreement e modificate il learning agreement. Voi lo sapete benissimo all'estero quali sono le attività che andate a seguire. Fate in modo che siano riportate nel learning agreement. Learning agreement che dice una cosa, transcript of records che dice esattamente la stessa cosa, quindi che riporta i titoli degli insegnamenti così come erano previsti nelle abbinate nel learning agreement, veramente ci si impiega poco a ritrovarvi in carriera la vostra, tutte le attività superate all'estero. Quindi la vostra collaborazione, ma solo con la vostra collaborazione, che riusciamo anche a migliorare il caricamento il più veloce possibile dell'attività. Ripeto, lo ridico un'altra volta, un learn agreement che dice delle cose e un transcript of records che dice tutt'altro, per noi sono un problema e vi rallenta il processo di riconoscimento. Invece, le modifiche del learn agreement autorizzate dal vostro docente, che riportano il learn agreement uguale al transcript of records, vuol dire che il riconoscimento degli esami è veloce. Attenzione, è ci tengo a precisare, noi siamo informati degli studenti che vanno a laurearsi e che hanno bisogno del caricamento in carriera di quelle attività, perché ce lo dicono già i colleghi che lavorano appunto per i diversi corsi di studio. Quindi non preoccupatevi, non scriveteci mille mail per dire ma io mi sto laureando, lo sappiamo già. Ora che ti rispondo alla mail dicendo che lo so, preferisco che l'impiegato lo utilizzi per fare la conversione e caricarvi in carriera le informazioni, ok? Quindi mi raccomando, learn agreement deve essere abbinato con il transcript of records. Seconda cosa importantissima, può essere che arrivate in una destinazione straniera e loro vogliono un learning agreement cartaceo, un altro, col loro logo, coi fiorellini, con, non lo so, impaginato su una carta diversa, sulla carta riciclata, non lo so. Ci può essere che l'università straniera vi chieda di riportare o di produrre un ulteriore learning agreement. Bene, voi siete tenuti a farlo perché appunto se queste sono le regole dell'università straniera voi le dovete seguire. Ciò non toglie che dovete adempiere anche alle modifiche del learning agreement, quello all'interno di segreterie online, quindi quello che poi leggerà Milano Bicocca e riporterà all'interno della vostra carriera. Scusa l'interruzione, ma mi sembrava importante ricordarlo. Ok, allora faccio altre due specifiche sempre sul learning agreement. Quando presentate il learning agreement, ve ne sarete accorti, voi mettete, cominciate a fare una bozza. La bozza diventa presentata quando lo confermate. Se inavvertitamente rientrate nel learning agreement, il learning agreement presentato viene cancellato, viene rimesso in bozza, quindi il docente non può approvarvelo finché voi non riconfermate nuovamente il learning agreement. Questo lo specifico perché è l'errore più comune, è una banalità, ma è l'errore più comune che capita nelle mail, che ma non riesce, il mio docente non lo vede. Poi andiamo a controllare, semplicemente per sbaglio, magari per ricontrollare cosa avete inserito, riaprite il learning agreement e non vi accorgete che l'avete messo in bozza, quindi questo fate attenzione.
E invece per la presentazione della domanda di laurea, una precisazione ancora. Non è necessario, noi sappiamo chi sono i laureandi e altra cosa, non è necessario avere tutti gli esami dell'Erasmus caricati in carriera per presentare la domanda di laurea. Se voi lo sapete che avete quegli esami, siete a posto, saranno poi i nostri colleghi delle segreterie che ci tormenteranno per dire ma questo ragazzo dice in Erasmus perché non ha gli esami? Quindi ci pensiamo noi, non entrate subito in panico, nessuno ha mai perso una sessione di laurea per colpa dell'Erasmus. Quindi su questo volevamo rassicurare tutti. La dichiarazione delle date di mobilità, come dicevo prima, una volta che il vostro docente vi approva il learning agreement, vi sarete accorti che vi compare la possibilità di inserire le date della mobilità. Qualcuno di voi l'ha già fatto? Ok, perfetto, quindi è abbastanza intuitivo, bisogna mettere semplicemente due date, quella di inizio e quella di fine. Ma quali sono queste date da mettere? Allora, dovete innanzitutto fare sempre riferimento all'accordo bilaterale che è pubblicato sul sito, quello che voi avete guardato, gli accordi che avete guardato quando avete scelto l'ateneo di destinazione da mettere nella candidatura. Allora, si deve dichiarare, non si possono dichiarare più mesi di quelli riportati nell'accordo di mobilità. Quindi se l'accordo di mobilità prevede 5 mesi, non potete dichiararne 6. Se l'accordo di mobilità ne prevede 7, non potete dichiararne 8. È possibile dichiarare meno mesi? Sì. Se l'accordo ne prevede 5, voi potete anche dichiararne 4 o 3, mai meno di 3. Meno di 3 mesi non è considerato periodo Erasmus. 3 mesi, 90 giorni pieni. Quindi fate attenzione. Chi vuol fare mesi in più li può fare, sì, certo che li può fare, dovrà fare il prolungamento una volta arrivato a destinazione. Poi sui prolungamenti vediamo un attimo. Qual è la data di partenza della mobilità? Cosa devo inserire? Ma io arrivo al 1° di settembre, però vado all'università al 3, qual è la data? La data può essere una di queste che vedete, quindi la data del Welcome Erasmus, di quando vi accolgono, la data della registrazione all'ufficio UMI, il nostro corrispettivo all'estero. Ci sono molti uffici che danno, per esempio, un giorno fisso o una settimana fissa. Presentatevi dal AL. Quindi voi fate il calcolo di quando prevedete di andare e inserite quella data. Può essere l'inizio delle lezioni, se le lezioni iniziano prima della registrazione, oppure se l'ufficio internazionale vi dice di presentarvi quel giorno. Può essere, anzi, se avete un corso di lingua propedeutico offerto dall'Ateneo estero e decidete di farlo, la data di inizio dell'Erasmus è la data di inizio del corso, perché anche quel pezzettino, di solito dura un mese, qualche settimana, anche quel periodo, anche se le lezioni non sono ancora iniziate, anche se poi la registrazione vera e propria all'Ateneo la fate dopo, non importa, quel periodo di tempo è coperto da borsa, è periodo Erasmus. Allora, vi ho fatto qualche esempio pratico, proprio semplice. Quindi un accordo bilaterale di 5 mesi, la data di inizio del corso di lingua propedeutico il 20 di agosto, l'inizio sarà il 20 di agosto. La chiusura, la data finale che dovete inserire nelle segreterie online sarà il 20 di gennaio. Contate 5 mesi, molto semplicemente, quella è la data di chiusura. Gli altri non ve li leggo neanche, li potete vedere. L'unica cosa, appunto, se avete il corso di lingua, ricordatevi, propedeutico offerto dall'Ateneo, è coperto da Erasmus, quindi l'inizio della mobilità Erasmus sarà l'inizio del corso di lingua. Una specifica, se già non sapete che tornate in una data precisa, mesi spaiati, non mettete un mese e qualche giorno, mettete i mesi pieni, a meno che, ribadisco,
l'Ateneo di destinazione già non vi ha detto che il vostro periodo Erasmus è quello. Questo perché, innanzitutto, è anche a garanzia vostra, perché può sempre succedere che poi dobbiate stare qualche giorno in più, spostano la data di un esame, dovete rimanere per vedere un esito, qualsiasi cosa. Quindi, bene o male, i mesi pieni sono anche a vostra tutela, sia di borsa, sia come copertura assicurativa. Se avete dei dubbi nell'indicare la data di partenza, fate sempre riferimento al sito dell'Ateneo Estero o proprio alla Malparata, scrivete una mail. Non presentatevi mai di testa vostra. Ecco, questo ce l'hanno segnalato qualche collega di qualche ateneo straniero, dicendo che per lui era un disagio quando arrivano gli studenti un po' alla spicciolata. Verificate sempre con gli atenei di destinazione, il vostro ateneo che vi ospiterà, qual è la data di inizio del corso o comunque delle loro iniziative. In ogni caso, state tranquilli che quello che fa fede per il calcolo del conguaglio della borsa sono i giorni attestati e certificati nel Learning Agreement da parte dell'università di destinazione. Quindi in questo momento voi fate una previsione di 4 mesi, di 3 mesi, di 5 mesi, di 6 mesi. Poi quello che fa testo sono effettivamente i giorni certificati e attestati dall'università di destinazione. Ok, lo step successivo, una volta allora avete il Learning Agreement, avete dichiarato le date di partenza, dovete iscrivervi al prossimo anno, all'anno accademico. Non è necessario che pagate la rata subito, non vi stiamo chiedendo di pagare il MAV a luglio quando gli altri lo pagheranno a settembre-ottobre. Semplicemente dovete entrare nel vostro profilo delle segreterie online e fare clic sull'iscrizione. Anche qui abbiamo messo una piccola guida sul sito, è molto semplice. Arrivate sostanzialmente fino alla generazione del MAV. Poi non lo dovete pagare subito, lo dovete pagare, ma entro i termini dell'Ateneo. Quindi non è, questa cosa è importante perché sennò non riusciamo a emettervi l'accordo di mobilità. Quindi è solo una serie, quest'anno, una serie di azioni da parte vostra e reazioni da parte nostra che vanno fatte in un certo periodo e in un certo ordine, di modo da permetterci di pagarvi la borsa anche abbastanza presto. Ok. L'altra cosa, l'upload del Learning Agreement firmato. Una volta che noi dell'ufficio verifichiamo che abbiate inserito le date, vi cambiamo di stato. Adesso è un termine amministrativo per dire che ok, abbiamo visto, tu hai detto che parti al primo di settembre. Una volta che noi abbiamo fatto questa verifica, da parte vostra, le segreterie online, vedrete che vi comparirà la possibilità di uploadare il Learning Agreement firmato dall'Ateneo Estero. Quindi noi vi chiediamo, prima della partenza, di uploadare il Learning Agreement che il primo Learning Agreement che il vostro coordinatore vi ha approvato, che voi avete spedito all'università estera, il coordinatore estero vi ha firmato, vi ha rimandato quel file in formato PDFA, va uploadato nella vostra pagina delle segreterie studenti. Anche qui abbiamo fatto una piccola guida. Questa non è ancora pubblicata, dobbiamo aggiornare il sito oggi pomeriggio, ma la trovate. Non andate subito in questo momento a guardare se potete inserirlo, ve lo dico subito, in quanto voi avete la possibilità di inserire la data di partenza fino al, non mi ricordo in questo momento, fino al 20 di luglio. Quindi orientativamente vi dico che dal 22 di luglio potete cominciare a fare questa operazione. Chi per qualsiasi motivo non avesse ricevuto il Learning Agreement dall'Ateneo Estero, può capitare che a qualche Ateneo dica ci teniamo l'originale, te lo diamo quando arrivi,
Va bene, noi vi emettiamo ugualmente l'accordo sotto condizione, e quando voi arrivate all'estero la prima cosa che dovete fare, ricordatevi, è recuperare il learning agreement firmato e fare l'upload. Una volta uploadato il learning agreement, se siete stati tutti bravi, finalmente riusciremo a darvi l'accordo di mobilità. L'accordo di mobilità, l'ha già detto la dottoressa Koffler, è un vero e proprio accordo finanziario. Cosa noi vi diamo e cosa voi dovete fare per ricevere i soldi? L'accordo regola lo scopo del contributo. Noi nell'accordo specifichiamo perché vi diamo i soldi, non per andare a fare le vacanze, ma per portare a casa crediti. Quindi no crediti, no borsa. Detto piatto. L'entrata in vigore, la durata dell'accordo, il finanziamento, quindi voi sulla carta avete esattamente qual è il vostro finanziamento. E la cosa più importante per gli sprovveduti, la restituzione della borsa. Attenzione, leggetelo bene l'accordo, perché poi alla fine si piange. Tra le varie cose per cui vi richiederemo la borsa, come diceva all'inizio, perché lei è buona, non ve l'ha detto, ma i report europei, quindi l'OLS e il Participant Report, se non vengono compilati entro una certa data, che di regola per voi dovrebbe essere nel bando iscritto, potete controllarlo, l'ottobre, fine di ottobre del 2019, noi richiediamo la borsa indietro totalmente, perché non è riconosciuto come periodo Erasmus. Questo non perché siamo cattivi, ma perché è una regola europea. L'Europa, che è quella che dà i soldi, vuole, io ti do i soldi, a fronte di un certo percorso che voi avete fatto. Quindi ribadisco, le domande le facciamo tutte dopo, se era una domanda. Leggetelo l'accordo di mobilità, perché è molto importante. Voi lo firmate, quindi è un contratto, avete firmato una cosa che voi dichiarate nell'accordo di mobilità, alcune cose vanno rispettate. Emetteremo gli accordi di mobilità a chi ha fatto tutto il percorso netto di cui abbiamo detto prima, quindi chi ha dichiarato le date, il rinnovo dell'iscrizione e l'inserimento delle LA approvato e firmato da destinazione. Noi rilasciamo l'accordo. Cosa dovete fare voi? Allora, l'accordo vi arriverà, non serve la vostra presenza fisica, quindi potete firmarlo anche sotto l'ombrellone, se dovete andare a fare le ferie prima di andare per l'Erasmus, è ammesso e vi fa bene, andate. Vi arriverà l'accordo dalla mail accordo.mobilita@unimib.it. È una mail di sistema, non chattate con questa mail perché state chattando con un computer, quindi non vi risponde. Riceverete invece da questa mail un messaggio di errore se non avrete compilato l'accordo come si deve. Questo lo scoprirete perché con la mail vi manderemo una lista, una lista di cose da fare per la compilazione e per la firma. È un po' tortuosa, ma essendo una firma digitale ed essendo praticamente automatica, bisogna essere molto precisi come si compila. Quindi il formato dovrà essere di quello che voi presenterete assolutamente in PDFA, perché se no il sistema ve lo rifiuta. Dovrà essere non più pesante di 10 megabyte. Comunque vi scriviamo tutto nella mail di spiegazione. Altra cosa, vai. Nella mail di spiegazione trovate anche come dovete nominare il documento una volta che lo restituite a questa mail appunto di sistema, perché immaginatevi il nostro sconcerto quando, a fronte delle istruzioni consegnate, ci vediamo arrivare accordi di mobilità che si chiamano il mio accordo.
Immaginatevi che con 530 studenti, se non codificate il documento con il numero di matricola e il cognome nome, comunque insomma è specificato nelle istruzioni, veramente diventa tutto molto complicato anche per noi da gestire. Allora, non vi annoio con le istruzioni, saranno scritte nella mail e le pubblicheremo anche sul sito, quindi basta leggere. Una specifica per gli studenti che sono al terzo anno della triennale e che vogliono partire sul primo anno della specialistica. Fate riferimento, non so se qui c'è qualcuno al terzo anno? Ecco, perfetto. Fate riferimento, se non avete la carriera attiva, non penso che ce l'abbiate in questo momento sulla magistrale, tutti gli step di cui abbiamo parlato li comunicate ad Outgoing Erasmus. Lo sappiamo che non avete fatto il Learning Agreement online, a meno che di aver fatto una forzatura sulla carriera della triennale. Lo sappiamo benissimo, semplicemente consegnate, inviate ad Outgoing Erasmus il Learning Agreement che avete concordato, penso in cartaceo, con l'università di destinazione. Idem per la dichiarazione delle date di partenza. Non appena sarete iscritti alla magistrale, allineeremo la vostra carriera al bando. In quel momento, quando voi vi vedrete attivi sul nuovo bando, sarà fatto un bando apposta per voi nuovo nelle segreterie, quindi vedrete neolaureati, entrerete e dovete allinearvi a tutti gli altri studenti, quindi dovrete fare il Learning Agreement farlo online, scaricarlo, farlo approvare dal vostro coordinatore di destinazione e uploadarlo come tutti i vostri compagni. Una precisazione stupida ma essenziale: non è permesso partire prima che siate immatricolati sulla specialisti, sulla magistrale, perché in quel momento non siete studenti di Bicocca, quindi non avete diritto alla mobilità e non avete diritto alla copertura finanziaria. Volete andare all'estero lo stesso, iniziare a frequentare i corsi? Se vi accettano dall'altra parte, benissimo, ma non è periodo Erasmus finché la vostra carriera non è attiva. Questa è la tabella di marcia di tutte le cose che abbiamo detto finora. Ne abbiamo stampate anche delle copie, le colleghe dovrebbero avervele consegnate, è pubblicato sul sito, sono le scadenze inserite nel bando, non le sto a leggere perché le avete in tutte le salse. Dovete rispettare questa tabella di marcia. L'unica cosa, attenzione, è che quelle date sono entro quelle date, non quelle date, entro quelle date. L'ultima precisazione, vi faccio notare che la firma dell'Ateneo, quindi state sereni, la firma dell'Ateneo del vostro accordo di mobilità sarà fatta entro il 30 di settembre. Questo significa che voi tendenzialmente a settembre avrete già l'80% della borsa, quindi partite già con la borsa. Per coloro che partiranno ad agosto, vedremo se l'ufficio ci fa, perché noi dobbiamo sottostare anche alle regole degli altri uffici dell'Ateneo, quindi faremo il possibile per erogare la borsa ad agosto per gli studenti che partono ad agosto. Vado veloce su queste ultime cinque cose. Dopo la partenza, attenzione, voi partite, cosa non potete più fare in Bicocca? Non potete presentare domanda di trasferimento interno verso un altro ateneo, non potete discutere la tesi, siete all'estero come potreste, o essere proclamati, svolgere qualsiasi attività che richiede la vostra presenza in ateneo. Ho un laboratorio da seguire, posso tornare? No. Devo fare un internato? No. Queste sono cose che non si possono fare. Cosa invece si può fare quest'anno? Si può interrompere la mobilità
per sostenere gli esami in bicocca. Non dovete dichiarare nulla a nessuno. Vuoi specificarlo tu? Che Sì, questo. questa è una, come dire, una novità, appunto, aperta da quest'anno, previa tutta una serie di verifiche sulla base della richiesta di numerosi studenti di questa università e anche dei vostri docenti. Cioè la possibilità di rientrare rapidamente in bicocca per sostenere un esame che mi è rimasto indietro dall'anno precedente, ok? Non per sostenere esami previsti nel Learn Agreement, perché gli esami elencati nel Learn Agreement non vi è possibile iscrivervi in bicocca, sono bloccati perché li dovete appunto sostenere con altrettanti all'estero. Nel momento in cui vi iscrivete ad un appello, anche parziale, ad un'attività appunto in bicocca, attività intendo appello, insegnamento, avrete la riduzione automatica di 3 giorni di borsa di studio. Lo dicevo prima, la Commissione europea concepisce l'erogazione della borsa come se fosse una sorta di diaria per i giorni effettivamente trascorsi all'estero, non per i giorni appunto di rientro a casa. Quindi, per ciascuna prenotazione noi automaticamente, non serve che ci mandiate comunicazioni, noi automaticamente decurteremo di 3 giorni la vostra borsa di studio in base appunto ai vostri livelli di ISEE piuttosto che appunto in base al pagamento giornaliero della borsa di studio. Se vi cancellate rispetto ad una prenotazione, allora io ho pensato di prenotarmi per l'esame che mi è rimasto indietro, poi alla fine mi rendo conto che non ce la faccio a presentarmi, vi cancellate dalla prenotazione e quindi poi non avrete neanche la decurtazione dei giorni, di borsa. Tenete in ogni caso conservate i documenti di viaggio perché sempre ai sensi delle richieste della Commissione europea noi faremo dei controlli a campione rispetto alle presenze qui, quindi se rientrate per un esame abbiate cura di conservare anche i documenti di viaggio di andata e ritorno per eventuali controlli a campione. Ah, ecco, una cosa importante, mi sono dimenticata di dirlo sul Learning Agreement, può essere che voi vi impegnate a sostenere, a frequentare e sostenere un esame all'estero e poi quell'esame non lo superate perché, vabbè, insomma, non riuscite a superare un esame. Sarà importante comunque riallineare il Learn Agreement rispetto appunto ai vostri risultati all'estero, togliendo quell'insegnamento dal Learn Agreement e quindi riallineando le attività svolte all'estero rispetto a quelle che vengono riconosciute in Ateneo, perché troverete un blocco di iscrizione per tutti gli insegnamenti che erano previsti nel Learn Agreement. Il sistema ragiona che se tu hai preso un insegnamento e lo inserisci nel Learn Agreement è perché lo vuoi fare all'estero e non lo puoi fare di nuovo qui in bicocca. Quindi i due documenti sempre allineati, Learn Agreement e TOR, devono essere coincidenti. Allora, specifico che i 3 giorni di sospensione della borsa per il sostenimento degli esami non fanno conto dei giorni della mobilità Erasmus. Quindi, se voi avete intenzione di stare via 3 mesi pieni, ma poi tornate a fare un esame, attenzione che non sono più 3 mesi pieni, sono 3 mesi meno 3 giorni. È una precisazione sciocca, ma siccome abbiamo tolto delle borse per molto meno, state attenti. Altra cosa sempre specifico sul Learning Agreement. Non è È valido. chiaro questo punto, perché ho visto qualche volto un po'. Allora, il minimo, il periodo minimo riconosciuto in Erasmus sono 90 giorni. Se io rientro in bicocca per fare un insegnamento, attenzione, perché poi ve ne risultano 87 e non più 90. Ok? Quindi fate calcolo che voi all'estero dovete rimanerci 90 giorni pieni.
Allora, prima abbiamo parlato dei prolungamenti. Il mio accordo bilaterale prevede 5 mesi. Io voglio stare di più, anche perché eventualmente ho fatto il corso di lingua propedeutico, quindi i mesi che poi ho a disposizione per seguire le lezioni sono diventati meno, sono diventati 4. Quindi ho necessità di fare un prolungamento. I prolungamenti si possono fare a fronte di un adeguamento del learning agreement, quindi se io ho da 5 mesi porto la mia mobilità a 8, ma non modifico il learning agreement aggiungendoci qualche esame, evidentemente il prolungamento non è accettato. Ho necessità invece di prolungare il prolungamento, prolungare la mobilità di un mese perché mi hanno spostato gli esami, non sono più al 20 di febbraio, sono al 20 di marzo, è ammesso, potete farlo. Come si fa? C'è un modulino sul sito, lo concordate con i vostri coordinatori, va firmato da entrambi i coordinatori, una volta che i coordinatori lo hanno firmato, lo inviate ad Outgoing Erasmus. A quel punto, quando noi lo riceviamo, prendiamo nota e adeguiamo la borsa, che comunque vi verrà data sempre a conguaglio alla fine. Non è necessario scrivere me lo avete accettato, avrò la borsa. Una volta che il modulo è firmato dai due coordinatori, si intende accettato. Non c'è bisogno dell'avviso di chiamata, di dirvi sì, è a posto. Una volta che avete questo modulo e lo consegnate, noi sappiamo che voi avete diritto al prolungamento. Con una sola cosa però, tutti i prolungamenti devono avvenire almeno un mese prima della fine della mobilità preventivamente dichiarata. Quindi io nell'accordo di mobilità ho che termino l'Erasmus al 20 di febbraio, decido di prolungare, significa che io entro il 20 di gennaio devo far avere ad Outgoing Erasmus il modulo. O un mese prima della fine della mobilità e comunque non oltre il 31 marzo. Questo perché? Perché per direttiva europea noi dobbiamo comunicare all'Unione Europea che vi diamo il prolungamento, quindi la copertura finanziaria, entro questa data. Chi arriva dopo potrà fare il prolungamento, però non sarà coperto da borsa. Quindi state all'occhio, lo scoprirete abbastanza presto se avete la necessità di rimanere di più. Quindi appena capite che probabilmente dovete prolungare anche di uno, di due, di 3 giorni, purtroppo serve il prolungamento. È una seccatura? Sì, è vero, è una seccatura. Purtroppo legge europea è così. Ogni prolungamento, ogni giorno in più rispetto a quello, al giorno finale inserito nell'accordo di mobilità, deve essere dichiarato, è un prolungamento. Alcuni scrivono, posso ridurre la mobilità? Sì, si può ridurre la mobilità. Anche qui ho un accordo di 5 mesi. Io in 4 mesi sono bravissimo, ho fatto corso di inglese, ho seguito i corsi e ho dato gli esami. Cosa sto qui a fare? Potete rientrare? Sì, potete rientrare, salvo sempre tenendo conto dei famosi 90 giorni. Non potete rientrare dall'Erasmus se non avete fatto 90 giorni pieni all'estero. Cosa devo fare? Devo dichiararlo? No, non dovete dichiararlo. Non è necessario. Seguite semplicemente la procedura di chiusura che trovate sul sito. La seguite, ci sarà da compilare un questionario online alle segreterie, dovrete produrre il learning agreement finale, noi riceviamo. E voi siete a posto, potete rientrare senza nessun problema. L'ultima cosa, che diceva già la dottoressa Kofler, le modifiche al learning agreement. Per legge europea, lo so che continuo a dire legge europea, ma noi siamo vincolati, la maggior parte delle regole dell'Erasmus sono dell'Unione Europea, non sono dell'Ateneo, quindi non possiamo intervenire.
derogare a regole che non sono nostre. Quindi, per legge europea, tutte le modifiche all'Learning Agreement vanno fatte entro 30 giorni dal vostro arrivo. Lo sappiamo benissimo che i Learning Agreement che avete presentato adesso non sono perfettamente allineati a quello che andrete a fare. Neanche Bicocca ha già pubblicato l'offerta per il prossimo anno. Quindi sappiamo benissimo che anche gli Atenei europei sono così. Quando arrivate a destinazione, però, dovete avere l'accortezza di modificare immediatamente il Learning Agreement. Una volta che siete arrivati capo a 1 o 2 settimane, avete già capito che cosa andrete a fare. Modificatelo subito. Altro momento in cui si può modificare il Learning Agreement sarà quando decidete il prolungamento. Come ho detto prima, i prolungamenti vengono concessi a seguito di altri esami inseriti nel Learning Agreement. Quindi potrete modificare ancora il Learning Agreement entro 30 giorni dall'inizio del vostro prolungamento. Sulla modifica del Learning Agreement fate sempre riferimento alla guida che è approvata, che è pubblicata sul sito. C'è la parte anche delle modifiche. Come diceva la dottoressa Koffler, il Learning Agreement deve essere sempre aggiornato. Quindi cercate di stare dietro, di seguire e di cambiare. È facile dimenticarsi di modificare il Learning Agreement. Guardate, siete dall'altra parte, siete al di là delle Alpi, vi trovate bene, le lezioni sono belle, la lingua è diversa. È facile dimenticarsi, però è molto importante per avere un riconoscimento adeguato. Al vostro rientro, poi, se vi saranno degli esami che non avete sostenuto e quindi non saranno presenti nel TOR, allora quelli per risostenerli in Bicocca, ricordatevi che dovrete toglierli dal Learning Agreement. Quello poi vi interfaccerete con l'ufficio. Una precisazione. Non vale togliere dal Learning Agreement un esame che mi è andato poco bene. Pensavo di prendere una A, accidenti, ho preso una C. Lo tolgo dal Learning Agreement così i ciucci dell'ufficio mobilità non se ne accorgono e non me lo convalidano. No, perché la signora là in fondo che fa le convalide è un mastino e controlla tutti i Learning Agreement presentati. Quindi se c'è un esame nel TOR che per qualunque motivo è stato presente nel Learning Agreement, ma voi avete fatto la furbata di toglierlo perché così li frego, no, non funziona. Precisazione dovuta. Sì, sul discorso poi dei voti che possono essere più o meno così graditi, il regolamento dell'università e comunque la regola comunitaria dice che li potete rifiutare ma prima che siano registrati all'interno del TOR. Quindi se nell'università di destinazione questa è una opportunità offerta agli studenti, non tutti i paesi, non tutti gli Atenei danno la possibilità agli studenti di rifiutare gli esami. Tutte queste regole di cui faceva riferimento la collega, le regole dell'università, le regole della Commissione europea, in realtà nascono non tanto con l'idea di rendere la vita difficile, ma di tutelare voi nelle scelte appunto del periodo all'estero perché sia pienamente riconosciuto all'interno della vostra carriera e non vi faccia rallentare il ritmo che poi vi porta appunto alla seduta di laurea e a conclusione del vostro periodo in mobilità. Arriviamo all'ultimissimo pezzettino, col rientro della mobilità. Non scriveteci, adesso cosa devo fare? Leggetelo, c'è scritto, c'è un articolo dedicato anche all'interno del bando, così come sul sito è ricordato di nuovo che cosa bisogna fare. Ci sarà appunto anche lì un questionario per comunicare anche a noi quando praticamente avete intenzione di ritornare, perché poi da lì partono il nostro lavoro di conguaglio. Più tardi ce lo comunicate, più tardi noi faremo il controllo per il conguaglio della borsa di studio, quindi alla fine chi ci rimette siete sostanzialmente voi. Collegato con il rientro alla mobilità ci sono questi due questionari importanti, il Participant Report che vi dicevo prima,
Sono importanti, è tipo una sorta di customer satisfaction, è importante perché poi sulla base di queste risposte anche la Commissione europea riformula, rimodula le proprie regole, di modo che l'applicazione di quelle regole, di quelle linee guida contribuisca a rendere il vostro periodo Erasmus di sicuro successo. Anche il cambio e le modifiche del learning agreement nei primi 30 giorni è a vostra tutela, perché così sarete sicuri che l'università che vi ha mandati all'estero vi riconoscerà pienamente, esattamente, quegli esami che sono previsti all'interno del TOR e quindi riconosciuti alla fine del periodo. Il secondo questionario è il famoso assessment, il secondo assessment linguistico legato all'online linguistic support, che è questo grande regalo, ve lo dico dal mio punto di vista, ma insomma vedrete che anche voi avrete modo di apprezzarlo, il grande regalo della Commissione europea. Avere gratuitamente un ottimo corso di lingua, magari anche in una lingua del paese di destinazione poco conosciuta, non disdegnate la partecipazione al corso, perché questo è una grossa opportunità che vi viene messa a disposizione, anche banalmente per poter dichiarare in un curriculum vitae un domani che magari avete delle nozioni base di lettone piuttosto che di finlandese. Allora, sono tutte competenze, conoscenze che tutto sommato al giorno d'oggi io non mi sentirei di buttar via, a maggior ragione che vi vengono offerte gratis, a fronte invece di un'offerta di corsi che, lo sapete, sono tutti a pagamento in qualsiasi altra situazione voi vi vogliate muovere. Quindi questo vi viene messo a disposizione. Qualcuno ci scrive e ci dice: ma il corso ULS è obbligatorio? Ma io non butterei proprio via niente, anzi è un'offerta che vi viene data. La nostra università, il nostro prorettore alla didattica raccomanda fortemente che gli studenti di Milano Bicocca seguano quei corsi, perché comunque è un valore aggiunto per voi, non per noi, per voi. Legato alla frequenza del corso c'è poi questo secondo step, che è semplicemente di assessment. Anche la Commissione europea, che investe molti soldi nella costruzione di questa piattaforma e nella costruzione di questi corsi di lingua, ha piacere di vedere se effettivamente c'è un riscontro positivo rispetto alla frequenza di questi corsi. Immaginatevi che voi vi muovete nel programma Erasmus, uno dei cui obiettivi è anche quello di far conoscere una realtà culturale e linguistica diversa rispetto alla vostra, del vostro paese di appartenenza, quindi della nostra italiana. Un'altra cosa mi viene da aggiungere, forse sì, era un buon Erasmus, si conclude, sì, l'ultima, ecco. Un'altra cosa mi viene da aggiungere, che è una delle mail che abbiamo letto nei giorni scorsi. Le università di destinazione possono aver fissato requisiti linguistici di un certo tipo che voi siete tenuti obbligatoriamente a soddisfare. Esempio, adesso mi viene in mente così, la Francia. La Francia eroga la stragrande maggior parte dei propri insegnamenti in lingua francese. Siccome andrete in classe a seguire le lezioni, non andrete in una classe dove vi insegnano il francese, ma andrete in una aula universitaria dove farete i corsi di biologia, biotecnologie, business, marketing, finanza, matematica in lingua francese. Quindi le università francesi spesso e volentieri richiedono un livello alto di francese per non arrivare con delle competenze linguistiche di prima elementare, perché semplicemente sareste in difficoltà a seguire i corsi. Ora, Bicocca vi abbandona? No, vi mettiamo a disposizione dei corsi, c'è cioè Rosetta Stone, si chiama ancora così, dove potete frequentare dei corsi e almeno aspirare,
progredire nelle vostre competenze linguistiche per arrivare a quel livello richiesto dall'università di destinazione. Non è un'imposizione dell'Ateneo, ogni Ateneo, anche noi chiediamo il B1 di italiano per gli studenti che arrivano, quindi ogni Ateneo chiede un livello di competenza linguistica proprio perché all'estero andate a frequentare i corsi universitari, non il corso di lingua generale. Mentre mettiamo sullo sfondo la tabella di marcia, abbiamo ancora qualche copia qui, chi non fosse riuscito a prenderlo all'ingresso, apriamo alle domande. Siccome tutto viene registrato e immaginiamo che la risposta ad una domanda aiuti non solo la persona che la formula, ma anche altri per problemi analoghi, ci ascoltiamo, le registriamo, passiamo con il microfono, magari ci mettiamo con due microfoni e quindi alterniamo. Non ce la facciamo. Non va? No, non ce la fa lei, fa male il ginocchio. Ah no, no, allora. Ecco, allora facciamo le domande sempre all'interno del microfono, scendo anch'io. Sì, salve. Allora, ho un po' di domande, scorro velocemente, me ne sono scritte. Praticamente l'università estera mi ha chiesto, cioè penso in riferimento a questa università, di uploadare una serie di documenti per l'application form lì. Mi chiedono l'ELEI sottoscritto dall'Università Bicocca e io gli ho detto che è quello approvato dal docente perché è una firma digitale. Continuano a dire no, l'ELEI sottoscritto. È l'ELEI approvato, giusto? Sì. Ok, quindi sì. Devo continuare a dire quello. Il loan agreement approvato che voi scaricate dalle segreterie online è perfettamente legale, c'è anche la scritta. Ok, perfetto. Poi praticamente ho visto sul sito che c'è scritto che noi dobbiamo mandare l'ELEI approvato al coordinatore estero, ce lo dobbiamo firmare, noi lo dobbiamo uploadare. L'università estera mi dice no, lo lasci nell'application form, lo prendiamo noi, lo firmiamo noi, va bene? Come ho detto prima, va bene, ricordati che appena arrivi devi fartelo dare e uploadarlo perché comunque noi facciamo le verifiche e poi vi sollecitiamo. Ok, loro dicono nessuna dichiarazione di arrivo sarà rilasciata prima della welcome session che per esempio, quindi a prescindere dalla lingua propedeutica eccetera, io il mio primo giorno è la welcome session. Ho capito, però se tu fai il corso di lingua, tu a noi dichiari il giorno del corso di lingua. Va bene. Chi attesta lì la mia presenza, quindi chi mette l'inizio e la fine? L'ufficio Erasmus o il tutor che poi ti segue? Ogni università fa a modo suo. Ti direi che la maggior parte è l'ufficio Erasmus, nel senso che è l'ufficio amministrativo. Okay. Quindi sono solo gli uffici amministrativi che... fanno queste cose che possono rilasciare i certificati, però esiste l'autonomia universitaria, quindi se dall'altra parte incaricano di questa cosa il tutor, sarà il tutor a firmare. L'importante è che sia specificato nell'ordine agreement, c'è la parte di chi firma. Adesso non c'è, cioè quando no, sarà, c'è, allora, immagino. Dell'estero, la corrispettivo estero, c'è scritto la funzione e il nome e il cognome, okay. L'importante è che sia specificato. Ok, se c'è un learning agreement di 4 mesi, faccio un esempio, e finisce il 31 dicembre piuttosto che il 1 gennaio, dato che ci sono tutte le festività natalizie di mezzo, vado all'università estera, non mi attestano 1 gennaio, ma mettono, cioè non possono mettere 18 dicembre perché è l'ultimo giorno lì. Metteranno il giorno che... Allora, attenzione, i learning agreement sono dei documenti legali, okay? Non potrà mai esserci un ufficio amministrativo che tu ti presenti il 25 e ti certifichi un altro giorno. No, però se io mi presento l'8 gennaio sì. E il mio learning agreement finisce il 6, per esempio, che se tu sei lì l'8 gennaio, loro chiuderanno il periodo l'8 di gennaio. Anche se il learning agreement finisce il 6? Non importa, non okay. Importa. Devo fare la modifica lì per avere... Sì, esatto. Anche per 2 giorni? Anche per 2 giorni, sì. Sempre 30 giorni prima? Così. Sì, le regole mamma sono mia. Sempre quelle uguali per no, tutti. Ma perché poi a questo punto converrebbe comunque far così, perché se tu devi mettere per forza 4 mesi precisi, faccio un esempio, 1 settembre, 1 gennaio,
allora se lì va il 4 devi per forza usufruire del prolungamento, non puoi mettere 1 settembre, 3 gennaio già da adesso, devi per forza far così. Allora, la regola è questa, nel senso che non sono previsti i mezzi, ok? Devi parlare nel microfono, se no non ci sentono. Scusi, devo fare sì, devi fare così. E adesso però non facciamoci la testa prima del previsto. Ok. Okay. Ultime due che sì. Sono per me, faccio dottorato e c'è poca chiarezza da questo punto di vista. Effettivamente per i CFU voi ci avete caricato di default 5 CFU al mese. Sì. Se io faccio 4 mesi sono 20. Sì. Ok, come funziona lì per i CFU? Cioè, niente. Loro hanno delle cose diverse di attestazione. Allora, voi caricate quello, di solito non ci sono mai problemi su questa cosa. Noi chiediamo comunque anche ai dottorati per l'Erasmus Studio l'inserimento del CFU per quantificare quanto voi siete stati all'estero. Okay. Semplicemente mettete dentro quantificate. Noi allora in via equitativa abbiamo stabilito che un mese sono 5 CFU. Se dall'altra parte te ne vogliono dichiarare di più o il tuo docente dice no, il lavoro che fa la ragazza è anzi corposo, ne vuole dichiarare 60, va benissimo. Capito? Ok, ultimissima, per la maggiorazione della borsa di studio invece di dottorato sono due cose assolutamente indipendenti. Se io faccio un esempio, 3 settembre, 3 gennaio Learning Agreement, e invece per il dottorato, cioè io vado prima eventualmente, no? E metto 1 settembre, 15 gennaio, il Learning Agreement, la borsa europea e l'Ateneo. Allora, sono due cose distinte. Ecco. Sono cumulabili, quindi tu puoi avere la borsa Erasmus, ecco, e la maggiorazione della borsa del dottorato. Quindi le puoi sommare. Come dichiari le date? Tendenzialmente dovrebbero essere... Però dato che per il learning agreement c'è questo problema di essere precisi al mese, per il dottorato non c'è questo problema, io mi tengo larga, al massimo il mio tutor mi attesterà meno. Sì, cioè esatto. Tipo io faccio 1 settembre, 15 gennaio e poi ho il learning agreement 6 settembre, 6 gennaio. Tanto poi noi comunque ci allineiamo anche con i colleghi che vediamo esattamente quanto... Ecco, però se il learning agreement finisce il 6 gennaio, per dire, non è che io il 7 devo essere per forza qui, posso continuare a star fino al 15 e mi pagherà la maggiorazione di dottorato, esatto, ma non la commissione europea. Esatto. Ateneo. Perfetto, grazie. Ciao. Io volevo chiedere per quanto riguarda la data di scadenza dell'upload del learning agreement firmato dalla destinazione. Io l'ho, cioè il coordinatore me l'ha approvato, questo qua in bicocca. Il problema è che io da quando l'ho caricato l'ho già cambiato e il mio coordinatore, il referente, mi ha detto no, non cambiarlo adesso, fallo quando sarai là. Cioè questo è un problema che ha fatto tutto allora, lui, nel senso che la coordinatrice là me l'ha già risolto questo problema. Cosa allora, una cosa, non so come sei riuscita a caricare il learning agreement alle segreterie studenti, è questo che mi hai detto? No, ok, va bene. No, allora, aspetta un attimo, carica quando arrivi, che riesci a metterlo a posto, carica quello giusto. L'upload firmato dalla coordinatrice estera, non posso caricarlo? Ho capito, ho detto, quando arrivi a destinazione lo cambierai e lo rifai. Ok? Quindi io questa parte la salto. Sì, allora, come ho detto prima, nel foglio che voi avete in mano io vi ho chiesto di fare l'upload per l'8 di agosto. Sappiamo benissimo che taluni atenei, non tutti, taluni atenei non ve li ridaranno per quella data, quindi voi sarete sotto condizione finché non farete questa cosa. Tu adesso mi stai dicendo che mi caricheresti comunque un learning agreement che è già modificato. Quindi ti sto dicendo, non preoccuparti, è inutile che me lo carichi.
appena arrivi a destinazione fai quello giusto e me lo carichi. Ok. E un'altra cosa per la borsa di la borsa di studio. Io partirei il 21 settembre e tornerei il 21 febbraio. Solo che la data di dell'inizio della Welcome Week, ok? È il 25. Io devo mettere 25-25, anche se il 25 febbraio sarei già in Italia? Allora, sì, tu fai i mesi pieni, poi sulla data di... Okay. Tutto si basa sulla data di inizio. Se ti hanno detto di essere lì al 25, mm-hmm. tu arrivi al 25 e poi farai... Poi comunque il conguaglio alla fine noi controlliamo. Okay. Ok, grazie. La mia domanda è, io ho compilato il learning agreement, l'ho caricato entro le date e mi è stato approvato poco tempo fa, solo che ora non ho più la voce di scaricarlo in formato europeo per mandarlo all'università di destinazione. Cosa devo fare? Probabilmente non ti sei accorta, l'hai messo in bozza. No, cioè mi è proprio approvato, non sono mai più rientrata, e infatti ho le date aperte da inserire, solo che ora non ho più... Infatti c'è scritto che tutto è in regola, però... No, non è possibile che non riesci a scaricarlo. Dopo lo guardiamo. Okay. Io ho una domanda sull'approvazione del learning agreement da parte del coordinatore estero. Il mio learning agreement è stato approvato dal mio coordinatore qua, e per quanto riguarda l'università là, hanno tutto un loro sistema di step e caricamenti, non inviandogli documento, ma a tendina, inserimento, come quello che noi abbiamo qua. Il mio coordinatore lì me l'ha approvato, però l'approvazione avviene tramite email. Io ho ricevuto una mail in cui mi era stato detto, ok, grazie per il learning agreement. Quindi per mandarlo a voi, firmato da lui, cosa faccio? Gli mando un... Come lei, quando riesce ad avere, sarai sotto condizione, come arrivi là, lo fai firmare e lo uploadi. Okay. Buongiorno. Ciao. Io sono una studentessa della magistrale e partirò al secondo semestre dell'ultimo anno, quindi ancora non ho presentato il learning agreement né niente. Avevo domande inerenti a tesi e stage interno, perché sul bando ho letto che l'articolo 1 dice che si può fare uno stage interno, un tirocinio interno, sì, all'università. A tal proposito avevo delle domande per quanto riguarda il tirocinio. Quando lo inserisco nel learning agreement mi chiede il codice della bicocca, diciamo, e poi mi chiede il... Scusa, codice... chi è che sta respirando nel... Sentivo il mare, sarò io. E poi mi chiede di inserire il codice relativo del tirocinio nel learning agreement inerente alle materie che andrò a fare là. E non sapevo come inserirlo proprio a livello burocratico di codice. Ma il codice di bicocca o il codice... Il codice di bicocca viene perché c'è l'elenco, basta okay. selezionare. No, il codice estero, se non lo sai, non inserirlo al momento. Okay. Non è obbligatorio inserirlo. Se lo trovate, inseritelo. Questo, allora, il sistema lo chiede per un semplice motivo. Talvolta voi inserite magari la dicitura dell'esame in inglese, quando arriva il TOR è in spagnolo, o viceversa. Quindi il codice, ci arriviamo a tradurre dallo spagnolo all'inglese, non è un problema. Però il codice almeno dà la garanzia che è quell'esame lì. Se non ce lo avete non importa, eventualmente lo inserirete dopo. Ok, uguale per la tesi. Uguale? Per la tesi, perché anche lì c'è il codice tesi che però... Sì, non sì, sono. Sì, esatto. Per la tesi una cosa volevo chiederle, se io lo inserisco nel learning agreement, sì, però ovviamente io non vado, come dire, il mio percorso tesi che farò nel secondo semestre prevede magari... Sì, la stesura della tesi, ma arrivo poi a giugno, luglio, che non l'ho terminata. Anche se non ho terminato l'elaborato e torno, me lo si approva comunque, o devo presentare comunque la tesi finita se l'ho messa no. Allora, se tu hai inserito la prova finale, perché è quello il codice, esatto, se tu hai inserito la prova finale nel learning agreement ed è stata approvata dal tuo docente, sì, ti verrà caricata la prova finale in libretto, meno, cioè non è che ti laureiamo anzitempo, ti verrà caricato la prova finale meno un credito. Quando ti laureerai completerà
Perfetto. In automatico il sistema completa quella attività didattica. Ok, l'ultima, poi ho finito. Per quanto riguarda il piano di snore, se nel caso in cui uno non facesse invece il tirocinio e la tesi, ma sì. Poi li fa una volta rientrati, nel learning agreement io devo comunque inserirli oppure rimangono nel piano di studi? Perché poi il piano di studi si compila quando noi siamo là a marzo. Allora, no? Aspetta, che non ho capito qual è il problema, scusami. Che io potrei non fare il tirocinio e la tesi, ma dare solamente gli esami del secondo semestre. Sì. In quel caso io nel learning agreement non metto niente. E poi, vabbè, rimarranno nel piano di studi. Quando torni fai quello che devi fare. Posso solo, scusate, ogni studente faccia una domanda, se no si sembra di fare, come dire, un dialogo solo su una problematica di uno studente solo. Quindi una domanda per ciascuno, eventualmente ripassiamo il microfono chi ha più di una domanda. Volevo chiedere, le iscrizioni vanno rinnovate entro il 20 di luglio, se non sbaglio. Tuttavia, sulle segreterie online, la voce iscrizione non mi appare il marchio blu per rinnovarla. Allora, no, nessuno ce l'ha. Vi comparirà dal 10 di luglio. Ok, quindi tutto è regolare. Per sì, perfetto, sì, è regolare. Io volevo chiedere, mi è stato dato un agreement da far firmare in più alla nostra coordinatrice. Devo mandarlo direttamente a lei oppure lo mando a voi? Perché cioè, richiederebbe che lei se lo stampa, se lo firma. No, direttamente a lei. Direttamente. Ah, comunque... A noi dell'ufficio fa fede solamente il nostro. Quindi non è, lo fa direttamente la coordinatrice. Altra specifica, ancora qualche Ateneo estero ha sia il coordinatore di dipartimento che il coordinatore istituzionale. In bicocca il coordinatore istituzionale è il professor Biondi, che ha delegato i coordinatori di dipartimento. Quindi anche in quel caso firma sempre il coordinatore di dipartimento. Ok, grazie. Ci sono più domande da quella parte là. Allora, a me l'università spagnola ha inviato l'orario dell'anno prossimo esattamente il 29 giugno e tutti i corsi che ho scelto sono stati spostati al secondo semestre. Che cosa faccio? Devo aspettare l'ordine agreement o posso cambiarlo? No, aspetti a settembre. Tanto oramai uno l'hai fatto. Sì, uno l'ho fatto. Ok, basta. Quindi la prima presentazione valida per la partenza ce l'hai. Appena arrivi là che hai il quadro preciso lo rifai. Perché io in realtà mi sarei già iscritta ai corsi perché la mia università richiedeva il quadro per iscrivermi. Aspetto comunque settembre. Sì. Ok, grazie. Buongiorno, sono qui. Per il caricamento della borsa di studio, che avevate detto che viene caricata direttamente sul badge che è relativo al nostro conto qui in Bicocca, noi dobbiamo fare qualcosa con la banca della Bicocca oppure no? E se dobbiamo fare qualcosa a livello di dichiarazione fiscale? Quando... Allora, questo lo trovi anche nel bando. Se non lo hai mai attivata prima come carta prepagata, il badge di Ateneo, devi passare in sede centrale in O6, semplicemente operazione gratuita, te lo attivano come carta prepagata. Quello basta. Mentre per quanto riguarda la dichiarazione fiscale, allora la borsa Erasmus viene inserita nel CUD, ma non è tassata. Quindi. Buongiorno, io vorrei invece sapere se il calcolo della borsa Erasmus di Ateneo è fatto in base all'ISEE di quest'anno o del prossimo anno. L'ISEE dichiarato in data del 17/11/2017. Okay, perfetto, grazie mille. Ciao. Nel caso decidessi di iscrivermi a un appello qua in Bicocca e io sono all'estero, posso registrarmi tranquillamente tramite segreteria online o ho l'attività qua in Bicocca bloccata? No, devi registrarti in segreteria posso online. Posso tranquillamente sì. Registrarmi all'appello anche se mi trovo all'estero? Sì. Ok, grazie.
Sì, è quello che abbiamo detto prima. La grande novità di quest'anno è che voi potete sostenere e iscrivervi ad appelli anche se siete all'estero, tranne per gli esami che sono previsti nel Learning Agreement, perché il sistema ragiona che se lo fai all'estero non puoi iscriverti anche in BCOC. No. Vado. Ah, così come, forse l'abbiamo detto, non lo so, lo ripetiamo, quando dovete emendare anche il Learning Agreement, non è che venite allo sportello in BCOC, si fa tutto online, si fa online, fine. Abbiamo informatizzato tutto proprio per evitare che le persone arrivassero. Qualcuno arriva e non si capisce come mai non ci sia il collegamento internet in Europa, non lo so. Boh. Prego. La domanda che volevo fare è, io sono studente di doppia laurea, quindi comunque sottosto a tutte le regole Erasmus normali. Per quanto riguarda il cambio delle quote della borsa di studio, io avevo, non so la mia borsa come è composta, mi hanno sempre detto, sei doppia laurea a Nizza per informatica, prendi 600 al mese. Sì. Con questo cambio a me cambia qualcosa in borsa di studio? No, non cambia niente. Volevo chiedere, per quanto riguarda l'approvazione, io l'ho caricato e cioè la mia tutor l'ha approvato, ma su S3 non mi compare la spunta in mobilità, devo semplicemente aspettare? Allora, la spunta sul Learning Agreement, anche se ce l'avete approvato, vi comparirà al vostro rientro quando inserirete quello definitivo. Adesso vedete ancora il lucchettino aperto, che significa che voi avete la possibilità della modifica del Learning Agreement. Ok. Allora, io sono una studentessa di biotecnologie della triennale e ho intenzione di fare il tirocinio all'estero nel secondo semestre. Per quanto riguarda il tirocinio, appunto, io ho inserito nel Learning Agreement il codice tirocinio della Bicocca e semplicemente come attività corrispettiva ho scritto tirocinio, perché di fatto non esiste un'attività corrispettiva nel mio ateneo straniero, semplicemente ho preso accordi con un professore che mi terrà nel suo laboratorio per quelle 250 ore necessarie. Ora, non so, cioè, come mi verranno riconosciute queste 250 ore? Va bene, deve il coordinatore dall'altra parte, il tutor del tirocinio, certificarti il periodo. Che rientri nel TOR o che faccia una dichiarazione separata, chiedi che venga inviato a noi, quindi Outgoing Erasmus, congiuntamente. Okay? Io ho fatto l'OLS. Un'informazione, va caricato da qualche parte ed eventualmente il corso? Dove viene fatto? In Erasmus? Vuoi rispondere tu? L'OLS, io ho fatto l'OLS, devo caricarlo da qualche parte? Basta così? Viene... A meno che l'università ospitante non le chieda una certificazione linguistica per la quale venga riconosciuto l'OLS, diversamente può trattenere lei l'esito del test senza nessun obbligo di caricarlo. E il corso viene fatto direttamente in Erasmus? Il corso si può fare anche prima di partire, anzi meglio... si ricorda che livello ha conseguito B1. Sì? Prego, B1. Allora automaticamente il sistema, la piattaforma OLS le assegna il corso nella lingua in cui è effettuato il test. Dovrebbe quindi ricevere un'email automatica dalla piattaforma con l'invito in questo caso a iniziare il corso. Okay, se non l'ha ricevuta verifichi nella posta, eventualmente nello spam. Però tendenzialmente ecco, questo è un processo automatico, mentre per chi ha conseguito un livello più alto l'inserimento avviene diversamente, però se lei ha avuto un B1 dovrebbe già poter usufruire del corso, sia prima di partire sia quando sarà in Erasmus. Ok, grazie. Io volevo dire, scusate, questi corsi sono online, quindi uno si organizza il tempo per seguirli quando vuole e dove vuole. Tendenzialmente la Commissione europea ragiona che appunto se uno parte e poi frequenta dei corsi forse vale la pena che si prepari a livello linguistico prima di entrare in classe per prendere appunti in una qualsiasi materia. E una seconda notazione che ci è arrivata da qualche studente, spesso non so per quale ragione informatica strana, queste mail della Commissione europea arrivano nello spam.
quindi ogni tanto abbiate la, non so, l'accortezza di guardare anche nell'elenco dello spam. Non so per quale ragione, ma qualche volta, soprattutto le comunicazioni ULS, il Participant Report, non so come mai vengono infilate come fosse una mail, appunto, spam. Io volevo chiedere, per quanto riguarda le date di arrivo e poi rientro, l'università spagnola in cui andrò fa un corso propedeutico di lingua che inizia il 29 agosto e poi come fine di periodo di esami mi dà l'1 febbraio. Quindi io come date devo inserire il 28 agosto e poi il 28 febbraio e poi eventualmente fare la riduzione. Ok. Senza microfono, sì. Io vi avevo scritto forse verso novembre e, dicendo che sono una studentessa di biologia che mi volevo iscrivere alla magistrale di biotecnologie mediche, che però non offriva un Erasmus, ma voi mi avete detto iscrivendoti a biotecnologie industriali puoi fare il cambio. Adesso che magari verso nei prossimi mesi mi devo iscrivere alla magistrale, volevo sapere esattamente se poi devo sostenere l'esame di ingresso con biotecnologie industriali piuttosto che mediche, eventualmente come funziona il cambio. No, allora, tu ti iscrivi alla tua alla laurea magistrale che hai deciso di iscriverti. Ok. Quando ti sei iscritta alla laurea magistrale, noi ti allineiamo al bando giusto. Quindi io comunque mi iscrivo a biotecnologie mediche, però... Sì, sì, al tuo corso. E poi magari vi mando una mail dicendo... Quando sei iscritta ci avvisi, noi controlliamo periodicamente. Okay. Nel caso vedi che non siamo velocissimi a fare questa cosa, ci scrivi e noi ti allineiamo inserendoti nel bando di medicina, perché biotecnologie mediche è in medicina. Okay. E niente, ti mettiamo a pari degli altri. Però diciamo che comunque tutto quello che ho fatto finora, quindi l'accesso alla mia metà della estera, così è tutto regolare? Sì, 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 è confermato. Sì, okay, sì. Okay. Grazie. Niente. Io volevo chiedere, prima lei ha detto che... ad esempio, nel Learning Agreement metto 5 esami da sostenere. Sì. Quindi, cioè, superiore ai 12 crediti. Alla fine ne sostengo 4. Lei ha detto che bisogna cambiare il Learning Agreement togliendo quello non sostenuto. Quando riaprirà? A marzo, ad esempio? Cioè, una volta tornata? Io allora, vedo che non l'ho sostenuto, uno... Allora, di regola... noi chiediamo l'allineamento allora, noi partiamo dal presupposto che voi sosteniate tutto benissimo, con voti altissimi, quello che voi mettete nel Learning Agreement. Quindi ne siamo più che certi. Nel malaugurato caso che non riuscisse a sostenere l'esame, al momento del rientro, prima di rientrare, allinei esattamente quello che tu hai fatto nell'anno con quello che è nel Learning Agreement. Quindi togli l'esame non superato. Quindi prima di rientrare non è che ci sono dei periodi? No, non c'è un periodo fisso. Ribadisco, noi facciamo atto di fiducia, nel senso che diciamo non serve più di tanto perché i nostri sono bravi, lo fanno e vengono a casa. Quei pochi casi, perché poi sono pochi casi in cui abbiamo riscontrato la necessità di fare questa cosa, tu lo sai che prima di rientrare o contestualmente all'arrivo, anche perché sennò poi noi non possiamo procedere e tu non puoi iscriverti agli esami, fai l'ultima modifica. Non mi chiedevo perché qua invece il piano di studi si può modificare solo in alcuni momenti, sì. Per questo, e quindi pensavo allora, che fosse questo. Allora, no, di regola se voi avete il piano di studi aggiornato anche per fare, ve ne sarete accorti, penso, il Learning Agreement è più semplice perché non dovete andarlo a prendere dalla lista delle offerte dall'Ateneo.
Nonostante questo, tu puoi modificare il learning agreement anche se non è già stato modificato il piano di studi. Devi avere l'accortezza di, quando c'è la prima finestra utile, di modificare il piano di studi. Ultima precisazione, se voi siete all'estero e modificate il piano di studi, è probabile che il piano di studi il docente ve lo possa approvare, ma rimanga in stato sospeso fino al vostro rientro. Al vostro rientro si aggiorna. Può capitare questa cosa. Salve, io volevo chiedere, ho già ricevuto dall'università estera il learning agreement firmato, però nel PDF c'è una segnalazione per quanto riguarda due esami che probabilmente saranno in un altro semestre, comunque che non sono sicura di poter sostenere. Io comunque lo carico su Segreteria Online. Se è firmato, caricalo, perché comunque altri esami che hai inserito sono validi, giusto? Sì, sì. Ok, poi quando arrivi ti ricordi di modificarlo. Allora, noi chiediamo l'inserimento del primo vostro learning agreement, sapendo già che in qualche modo lo andrete a modificare. Quando voi rientrerete, noi chiederemo la copia definitiva del learning agreement. Ok. Quindi comunque avrete due inserimenti, scusate. Comunque farete due inserimenti del learning agreement, uno che è quello di partenza e uno è quello definitivo al vostro rientro, quindi caricalo pure quello. Okay. Poi, quindi io durante la mobilità modificherò quello su segreterie. Esatto, okay. Puoi modificarlo, ma non lo reinserisci subito. Lo inserisci a quel punto, noi chiediamo solo due volte, sostanzialmente perché chiediamo il primo inserimento. Il primo inserimento a noi serve per sapere che voi avete effettivamente colloquiato col vostro coordinatore dall'altra parte in qualche modo e che sappiate a grandi linee cosa andate a fare. Quindi quello ci serve come primo step. Poi sappiamo che potranno esserci altri rimaneggiamenti nel corso dell'Erasmus, perché per esempio tu arriverai lì, entro 30 giorni modifichi il learning agreement, poi vuoi prolungare, quindi lo rimodificherai un'altra volta, quindi siamo già a tre versioni. Noi ti chiediamo in questo momento solo la prima, al rientro ti chiederemo l'ultima, quella vera, quella definitiva, quella allineata al TOR. Salve, io invece volevo sapere, siccome l'università estera mi ha già fornito le date specifiche di arrivo e di partenza, bravissima, posso mettere quelle in Metti questo quelle. Caso? Sì. Ok, grazie. Che non sono però nel periodo pieno. Se, come era scritto, te le ha date l'università, sono quelle, metti quelle. Ok, perfetto, grazie. Salve, se io devo tornare in Italia per qualche giorno, i giorni mi vengono scalati esattamente come se io dovessi fare degli esami? Allora, non è previsto il rientro in Italia. Se hai dei problemi salute, problemi di famiglia per cui devi rientrare, ci devi avvisare e noi faremo la decurtazione. In Italia, cioè avviso outgoing? Sì. E invece durante le vacanze... Questa cosa è diversa. Allora, non è previsto rientro durante le vacanze. Ok, perfetto, grazie. Il periodo Erasmus dovrebbe essere un periodo continuativo. La comunità europea, quando ha immaginato questo programma, ha immaginato anche che voi steste all'estero tutto il tempo, magari anche durante le vacanze di Natale, perché no? Buongiorno, io l'anno prossimo sarò in Erasmus tutto l'anno e alla fine ho inserito nel Learning Agreement la tesi. Il mio relatore dovrà essere dell'università spagnola oppure italiana? Perché io la discuterò comunque qua la tesi, però la inizierò lì. Allora, lo decidi con il tuo coordinatore in base alle regole del tuo corso di studio.
Anche per te, se il tuo relatore estero, il tuo correlatore estero ha piacere di essere menzionato, fa buon gioco anche a te nel curriculum avere un coordinatore estero, semplicemente lo inserirai come relatore aggiunto, correlatore aggiunto, ti informi presso il tuo coordinatore o le tue segreterie. E un'altra cosa, io purtroppo ho lasciato il learning agreement in bozza, non sono riuscita a presentarlo. Adesso mi dice non modificabile, comunque completo. Stiamo facendo una verifica e poi vi richiamiamo. Ah, ok, perfetto, grazie. Io ho visto che l'università estera fornisce ha anche delle lezioni di lingue straniere meno conosciute, tipo olandese, e hanno detto che il livello minimo lì per seguire quella lezione è A2, quindi vorrei chiedere se è possibile magari qui ottenere il badge, perché ho visto, qualcuno mi ha detto sì, qualcuno mi ha detto che non è possibile ottenere per queste lingue meno, come hanno chiamato loro, meno conosciute. Aspetta, non ho ben chiaro, tu intendi l'open badge? Probabilmente il Rosetta Stone. Ma non ha tutte le lingue Rosetta Stone, quindi olandese non credo che sia. Quest'anno hanno introdotto il portoghese, ma non sono sicura c'è anche l'olandese, e allora nel momento in cui completi tutto il percorso l'open badge viene fuori in automatico. Ho visto che si può fare la prova su Rosetta Stone, ma qualcuno mi ha detto che si può ottenere il badge, qualcuno invece mi ha detto di no. Allora, no, ti regola... si ottiene nel momento in cui frequenti o comunque segui il corso fino a non mi ricordo che percentuale di frequenza, non lo so. Quindi tutti quelli che completano tutto il corso ricevono in automatico l'open badge. Sì, se è previsto l'olandese sarà previsto anche la verifica, sì. E non appena è la verifica puoi richiedere l'open badge. Uno poteva svolgerlo direttamente. Il nostro corso prevedeva una seconda lingua, quindi abbiamo fatto francese e l'abbiamo turismo, ad esempio. Scusami, per sostenere direttamente intendi senza fare il corso? Ok, e no, per l'olandese suppongo che tu debba farlo il corso, giusto? Ok, farai il corso, poi farai la verifica e allora ti emettono l'open badge. Io ho una domanda inerente al passaggio dalla triennale alla magistrale, quindi eventualmente per un Erasmus futuro. Io ho fatto la triennale in un'altra università e mi dovrei iscrivere adesso alla magistrale qui in Bicocca. È giusto che l'Erasmus si può fare la domanda per il bando di ottobre-novembre per il secondo anno della magistrale? Allora, ci sono anche altre modalità. Allora, tu adesso sei iscritto, ti devi laureare? Devo fare l'iscrizione in magistrale. Ok. Allora, tu puoi accedere al bando che uscirà ottobre-novembre per fare l'Erasmus Studio e puoi già accedere al bando invece Erasmus Traineeship per fare la mobilità nell'anno 18-19 già a febbraio. Ok, quindi l'Erasmus Studio sarebbe comunque per il secondo anno. Sì, allora, mentre il traineeship è fatto sull'anno accademico in corso, l'Erasmus per studio, che è un po' più macchinoso da organizzare tra atenei, si fa la candidatura l'anno prima per la mobilità l'anno dopo. Va bene, d'accordo, grazie. Niente. Buongiorno. Il bando per la mia destinazione prevedeva 6 mesi, ma l'università mi ha detto che indicativamente gli esami saranno nella seconda e terza settimana di febbraio e quindi sarebbero 5 mesi effettivi. Io segno 5 mesi, cioè come data di fine? Allora, guarda, visto che l'accordo ti dice 6, per sicurezza metti 6. Metti che spostano gli esami all'ultimo momento, ti ritrovi a dover fare un prolungamento. D'accordo. E velocissima, neanche in caso di lavoro si potrebbe tornare per qualche giorno e avere una deroga? Allora, devi avvisarci, si valuta e si fa la sospensione dell'Erasmus e della borsa di studio. È sconsigliato.
Io parto il secondo semestre e volevo chiedere, ma ho visto che le lezioni iniziano il 15 gennaio, solo che essendo che il primo semestre lo passo qua, ho pensato che magari il primo appello di gennaio potevo darlo, cioè gli esami a Milano. Solo che se iniziano le lezioni di là il 15 gennaio, volevo chiedere, cioè, se perdere il primo appello qua o se posso partire 10 giorni dopo rispetto all'inizio delle lezioni. Allora, lo chiedi, lo concordi direttamente con la destinazione, nel senso tu, come abbiamo detto prima, puoi anche rientrare per sostenere gli esami, sai che per ogni esame, anche se sono nello stesso giorno, ti togliamo tre giorni di borsa. Quindi ti devi fare un attimo i tuoi conti, poi puoi chiedere alla destinazione se puoi arrivare dopo. Di solito la risposta è sì, abbiamo avuto dei ragazzi che hanno concordato di partire una settimana dopo perché dovevano fare degli esami qua. Vedi tu, hai tutti gli elementi per decidere, senti anche dall'altra parte e ti fai i tuoi conti. Ok, grazie. Sì, buongiorno. Dove sei? Sono qui. Grazie. Allora, io partirò l'anno prossimo nel secondo semestre. Quest'anno nella compilazione del piano di studi del terzo anno, perché partirò nel terzo anno appunto, come attività scelta ho selezionato attività Erasmus. Questo volevo sapere cosa comprende, se appunto l'attività in Erasmus in generale o delle attività che poi devo inserire nel Learning Agreement. Allora, se tu utilizzi quell'attività, semplicemente quando andrai a fare il Learning Agreement dovrai saturare i 12, giusto? I 12 CFU dell'attività Erasmus. Va bene così, tu pescherai dal tuo libretto attività Erasmus e gli associerai degli esami in lingua straniera. Poi quando rientri verranno riconosciuti in automatico, tu nel libretto vedrai attività Erasmus. Nel diploma supplement che si rilascia dopo la laurea ci sarà tutta la specifica. Ok, grazie. Io appunto, avendo il discorso della doppia laurea, ho, diciamo, tra virgolette, gli esami vincolati. Sì. Ma come dicevate voi, la Francia, come noi, non ha ancora erogato i codici dei corsi e tutto quanto. Quindi la domanda che vi faccio è questa. Io quando arriverò là scoprirò effettivamente quali corsi vengono erogati e i loro codici. Quindi diciamo che io adesso il Learning Agreement approvato da là, che ovviamente mi approveranno perché è l'accordo che hanno stabilito loro, lo caricherò al mio arrivo. Però il mio problema è questo, io devo chiedere sicuramente l'estensione per il discorso delle tempistiche. Uh-huh. Non ho capito bene se è obbligatorio, quando io chiedo l'estensione, fare la modifica del Learning Agreement, nel senso che io in teoria non lo modificherò perché io ho già messo dentro 60 CFU nel Allora, per le doppie lauree è un po', allora, al di là che seguite le regole dell'Erasmus perché siete comunque inquadrate come doppie lauree in Erasmus, è già dall'inizio che tu all'estero stai un intero anno accademico, quindi addirittura noi ti riconosciamo da subito 9 mesi di mobilità però io all'estero. Devo fare, ecco. Devo farne 13? E adesso 13 non è possibile, dovrà, in ogni caso dovrà concludere entro il 30 di settembre, la borsa di studio arriverà fino a 9 mesi. E 13, per scusi, 11. Ecco, per quanto riguarda invece il piano di studio, stessa regola, adesso noi vogliamo sapere che abbiate concordato delle attività all'estero per un certo numero di CFU. Sappiamo che tutti voi, o meglio, non so, sarà il 90% di voi, modificherà il Learning Agreement perché magari ci sono da allineare delle iniziative, che ci sono o non ci sono, degli esami che saltano o non saltano, cioè la stessa regola. Per le doppie lauree c'è un vincolo maggiore perché dovete, ricevendo un doppio titolo di studio, anche quello francese, dovrete rispondere a tutta una serie di requisiti, sia per gli italiani, quindi per la laurea italiana, che per la laurea francese. Ma la mia domanda è prima. Aspetta, allora. Non è quando voi chiedete un prolungamento, se chiedete un prolungamento di 3 mesi, 4 mesi, perché dovete aggiungere degli esami, ok? Dovete aggiungere degli esami, farete il Learning Agreement. Se
Invece dovete chiedere un prolungamento di qualche settimana perché sono stati spostati gli esami, e chiaramente lì non è necessario fare la modifica al learning agreement, okay, perché non è. Nel vostro caso voi già dichiarate in partenza 60 crediti, quindi non potete fare un'ennesimo modifica, perché sono già 60 crediti. 60 crediti equivale a un anno. Quindi non è obbligatoria una contestuale modifica del learning agreement per la proroga, perché la mia proroga è data solo per finire lo stage e la proclamazione francese che avviene a settembre. Ok, perfetto, grazie. Quello no. Io volevo chiedere... La collega che segue le doppie lauree poi vi seguirà passo a passo. Sì, è vero. Sì, ma noi ci abbiamo i sostituti. In qualche maniera vi seguiamo. Sì. Sulle doppie lauree poi siete veramente 4 persone, 5, forse 6. È per questo che non si scrivono le mail personali. Outgoing.erasmus. Prima abbiamo parlato della possibilità di dare esami in bicocca durante il periodo di mobilità e abbiamo detto che comunque ci vengono tolti 3 giorni dalla borsa di studio, eccetera. E è stato detto che potrebbero essere fatti dei campioni riguardo al titolo di viaggio. Ma se per esempio io torno con BlaBlaCar oppure in macchina con dei miei parenti, eccetera, io come faccio ad attestare questo? Farai un'autocertificazione. Fai un selfie con la zia in macchina. Fai un selfie con tua zia in macchina. Ok, va bene, grazie. E il giornale, perché sennò con la data del giornale. Allora, io ho fatto l'OLS assessment online e mi è arrivata stamattina un'email in cui prima mi è arrivata l'email del risultato quando l'ho fatto, e poi oggi, dato che scadeva la data del test, mi è arrivata un'email che ho scritto: ci dispiace ma la data del tuo assessment è scaduta e quindi non hai più accesso all'assessment online. Sei sicura di avere confermato e aver inviato il risultato? E mi è arrivata l'email di conferma. A me è arrivata l'email di conferma con il mio... E allora dopo controlliamo. Ok. Perché mi è arrivata l'email di conferma del voto e quindi ero... Allora, la piattaforma OLS a volte, essendo così estesa, contenendo così tanti dati di tanti studenti, a volte ha qualche baco. Succede che arrivino mail per errore. Però magari ci mandi 2 righe a outgoing.erasmus con la schermata che le appare o la mail che ha ricevuto e noi andiamo dentro la piattaforma a verificare. Va bene. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Io parto sempre nel secondo semestre, no? E avevo delle domande sulla tesi, perché ho visto che per biotecnologie, per fare la domanda di tesi, devi avere un certo tot di CFU. E io, la mia prima idea era quella di fare la tesi nel primo semestre, in modo tale da non doverla poi rifare nel secondo. Solamente che ho visto che non avrò un numero di CFU sufficiente per poter fare la domanda di tesi, nonostante io abbia fatto tutti gli esami possibili dei primi 2 anni, e quindi mi chiedevo come potevo procedere, cioè posso fare la tesi là e avere un relatore interno e comunicare solamente tramite email? Allora, sono un po' confusa. In Erasmus cosa vai a fare? Il tirocinio, okay, e gli esami di 12 CFU di attività, a scelta Erasmus. Ok, allora, questa cosa la devi chiedere al tuo coordinatore. Non entriamo nel merito dell'organizzazione del corso, non ti darei una risposta sbagliata, quindi è meglio che chiedi al coordinatore. Ecco, a proposito dei coordinatori, peccato che siamo in pochi, sul sito c'è l'elenco dei coordinatori nominati dai dipartimenti per i singoli corsi di studio o raggruppamento di corsi di studio. I docenti hanno già ricevuto tutte le informazioni necessarie da un punto di vista di gestione dei learning agreement e quant'altro. Non scrivete a outgoing.erasmus per chiedere cose degli esami, perché sinceramente non siamo in grado di dare delle risposte che riguardano il percorso formativo di voi studenti. Buongiorno, io andrò in un paese al di fuori dell'Unione Europea,
Per quanto riguarda le politiche, l'Islanda, per quanto riguarda le politiche, cioè le la parte dell'immigrazione, tutti i moduli così, devo semplicemente cercarli sul sito. Non ci sono convenzioni con l'Erasmus, cosa vai? Tutta la parte che riguarda appunto la mobilità, i visti e quant'altro, ciascuno lo deve curare in autonomia, ok? Anche perché non è delegabile, l'università non si può fare parte attiva per un terzo soggetto, anche per un discorso di privacy. Buongiorno, l'università estera in cui devo andare mi ha mandato le date della mobilità, tuttavia il corso di francese propedeutico inizia il giorno prima. Inserisci il giorno del corso. Va bene. Salve, io e lei andremo a Melilla. E volevamo sapere, qualora l'ESN di LAS, cioè, organizzasse delle gite in Marocco e quindi cambiare completamente continente, dobbiamo dichiarare qualcosa? Oppure, essendo all'interno di un'organizzazione Erasmus... Allora, a noi non dovete dichiarare niente. Okay. Logicamente fate riferimento sempre al sito della Farnesina per sicurezza. Se dovete espatriare in Marocco, prima controllate il sito della Farnesina, ok? Ecco, tutto qua. Posso? Io dovrei partire a inizio settembre. Volevo chiedere per la compilazione dell'ISE, eccetera. Lo farò quindi ad agosto. Allora, l'ISE per la borsa, come abbiamo detto, sì, è quello che... Ok. Per il resto fai tutto come se fosse come gli altri anni, nel senso lo puoi fare anche, non so, devi andare proprio tu a... vai tu direttamente al CAF? Sì. Poi allora fallo direttamente a settembre, così sei a posto. Rimango fuori dall'Italia per 6 mesi. Allora vai, fallo subito, così sei a posto. Va bene. Grazie mille. Salve, allora io ho già l'ha firmato, però ho con sulle date, però per quanto riguarda la data di arrivo, non sapendo che dovesse coincidere con il Welcome Day, non è la stessa. Posso caricare questo e poi modificare aggiornando le date? Sì, tu carica il Learning Agreement come è e poi quando sai esattamente quando ti presenti lì, dichiari le date. Cioè, perché deve essere quando vado in università, giusto? Sì, quando sei convocato lì. E invece la cosa che avevo sentito prima, che doveva essere per forza mese, cioè nel senso se metto 5 deve essere 5 anche... Allora, sì, se a meno di specifiche dall'Ateneo Estero, come l'altra ragazza che gli avevano già detto il periodo fisso, e allora lì mettete dentro quello, inserite quello. Se non avete un periodo fisso già confermato... Da adesso mettete dentro i mesi pieni. Perché andando a vedere l'orario delle lezioni so che la sessione di gennaio e febbraio finisce il 18 febbraio, ma le lezioni iniziano il 10, quindi anche volendo non posso fare un mese. Dovrò per forza metterle 7-18. Aspetta, ripetimi perché non... Allora, il Welcome Day è il 7 settembre, le lezioni iniziano il 10 di settembre. La sessione, e quindi il secondo semestre di là, inizia il 18 di febbraio. Ok, i tuoi quanti mesi di accordo hai? 6, io vado a fare solo il primo semestre. Allora, 6, ha detto settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Dovresti dichiarare il 7 marzo. Ok, quindi... Dichiaralo tutto, va bene così, così sei sicuro che ci stai dentro. Va bene, però quindi per adesso consegno quello e poi le date le aggiorno sì. Così. E poi ciao. Allora, l'ultima domanda, poi se qualcuno ha ancora bisogno rispondiamo in maniera individuale. Vado? Ok. Salve, volevo chiedere, per chi percepisce già la borsa di studio
indipendente quindi dalla borsa Erasmus e l'integrazione. Continua a ottenerla nel caso appunto ricevesse. Allora, le borse di studio Erasmus sono le uniche che non fanno cumulo con le altre. Quindi se tu hai una borsa di Ateneo, una borsa del diritto allo studio, una borsa privata, puoi continuare a percepirle. L'unica cosa che non può essere cumulata con la borsa Erasmus è se tu per caso ricevi una borsa con finanziamenti europei, un'altra borsa con finanziamenti europei, un Marie Curie, un Trainship, non lo so, solo in quel caso, tutti gli altri casi la borsa Erasmus può essere sommata. Okay, grazie.